Eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti a... un'altra di, sono... di ...al centro universitario sportivo di Cagliari. Eh, lo facciamo come sempre parlando con i nostri atleti, i nostri dirigenti e per raccontare un po' quello che sta succedendo in questo momento eh, al CUS, nella, nel polo sportivo di Monserrato e poi ovviamente lo faremo la settimana prossima anche con un occhio a quello che è il nostro polo nautico eh, con il buon Bruno Nedda responsabile del settore canoa. Ma ovviamente non è lui l'ospite di oggi, gli ospiti di oggi eh, sono tre, per cui insomma cerchiamo di raccontarvi... Eh, più storie possibili, e eh, lo facciamo con Simone Amendola che è già in collegamento con noi. Ciao Simone, benvenuto. Ciao a tutti. Simone Mendola è l'allenatore della prima squadra del volley del Cuscagliani, il secondo ospite sarà Andrea Columbu, noto Leo come diciamo sempre eh, per l'Ok OK Suprato e poi parliamo eh, anche di, ehm, dei corsi e eh, quindi con la Like, continuiamo nel corso della puntata, ovviamente la chiusura sarà dedicata a quello che accadrà nelle prossime eh, settimane o meglio nella prossima, nel fine settimana sportivo con le gare del futsal, del basket e poi con Siamo Sportivi con il nostro Nicola Pisu che tornerà in onda. Eh, da lunedì andiamo a collegarci con Simone, che è Gianlina. Come abbiamo già visto, sì, ma allora ehm, tu sei tecnico della prima scuola di, di volley. Eh, partiamo subito con diciamo: questa è tra l'altro la tua prima intervista di quest'anno come eh, nuovo allenatore del volley. Eh, nuovo, no, in realtà perché tu hai un ritorno a CUS. Sì, il mio ritorno. Questa per me è la, è la terza stagione, abbiamo fatto la, il primo anno insomma, che, in cui c'è stato il settore del volley al, al Cuscagliari ho fatto le prime due stagioni, l'anno scorso è stato un anno, un anno sabbatico <ride> in cui insomma... Non, non, non c'ero io sulla pagina del Cus e quest'anno sono, sono, sono tornato insomma. Senti, um, raccontaci un po' anche le, le emozioni no, del tuo ritorno eh, al, al Palacus Anche se in realtà è, poi una, è una situazione che insomma, conoscevi eh, abbastanza bene Però magari ecco, quell'anno di stacco no, ti è servito un po'? Sì, allora, quell'anno di stacco mi è, mi è servito sia insomma, perché sono stati due anni, i primi due anni come. Come ogni, ogni progetto che inizia, perché comunque è stato io, sono, sono proprio stato dal, dal, dall'inizio sono stati due anni abbastanza faticosi, poi ho avuto anche degli, degli impegni lavorativi che non mi permettevano l'anno scorso di, di allenare. Quindi diciamo che è stato un anno in cui ho, ho, avevo bisogno un attimino di, certo. di staccare. E, però comunque, io sono insomma sono molto, moltissimo attaccato al, al progetto. tanto che. Posso dire che lo, lo sento quasi come se fosse una, una cosa mia, come, come tutte le cose che vedi con cui vedi nascere, come tutte le persone che c'erano, che insomma, ci sono ancora dal, dal primo anno. Quindi comunque tornare in palestra è stato è stato come tornare a casa quando insomma uno parte a fare un viaggio, uno si assenta per un periodo lungo da casa e poi e poi torna a, torna a casa <ride> mi Sedi... piace, posso descriverla così questa certo, cioè questa, assolutamente... questa emozione insomma che ho provato a tornare in palestra detto in un programma che si chiama Casa Cus direi che è l'ideale no ma eh, battute a parte ehm, tra l'altro tu insomma sei tornato sulla panchina, il campionato di B maschile che ricordiamo è, una, è uno dei campionati nazionali a cui partecipa il Cus Cagliari che è pur sempre è una polisportiva in questo momento è fermo o meglio non è mai partito e la partenza è stata rinviata poi, prima e pure a gennaio eh, come vive la squadra in questo momento e come lo stai vivendo anche tu come allenatore? Allora è un momento in cui sicuramente è difficile pianificare il lavoro anche perché il, avendo iniziato a settembre eh, ti, siamo in quella fase in cui hai bisogno di giocare per cercare di capire quali sono anche gli aspetti dove, gli, gli aspetti dove bisogna lavorare, gli aspetti dove migliorare le cose insomma che non girano e siamo in una situazione dove non, non stiamo facendo amichevoli, non stiamo facendo pezzi di campionato, quindi anche mantenere alta la concentrazione in, in palestra e capire anche quali sono gli aspetti su cui lavorare non è, non è sicuramente semplice. E stiamo comunque lavorando tanto, stiamo lavorando sodo perché comunque sono tutti quanti bravissimi ragazzi che hanno voglia di, hanno voglia di giocare, anche perché si ha un pochettino anche paura di un nuovo lockdown, tutti quanti da marzo l'abbiamo vissuto, tutti abbiamo paura di, anche di tornarci, quindi lo stiamo vivendo anche questa parte in cui non si gioca, la stiamo vivendo con ottimismo, nel senso che siamo contenti di poter comunque essere, essere in palestra. Probabilmente una situazione come questa, in, un, in cui devi fare tre mesi, perché sono set, settembre, ottobre, novembre, quattro mesi senza giocare, andare in palestra, sicuramente ognuno di noi l'avrebbe vissuta. In maniera diversa e in maniera molto più negativa rispetto a come, a come la stiamo vivendo adesso, Ci ricordi quale è il girone in cui insomma giocherete? Eh, allora, quest'anno sembra fatto apposta, dopo tre anni di girone Sardegna-Lazio, ci hanno mandato in, in Lombardia. Mm -hmm. Quindi, è un girone a parte che la zona, insomma, che è sicuramente è la zona più colpita d'Italia sia nella prima ondata che anche in questa, in questa seconda ondata. Quindi. Eh, c'è anche un po' quasi di timore in dover viaggiare in, in quella parte d'Italia. E poi c'è anche, non conosciamo il livello, quindi, mentre perché sono cambiate tutte quante le squadre, ovviamente, mentre il girone laziale conoscevamo tutti quanti, conoscevamo conosce tutti i giocatori, conoscevamo tutte le rose, quest'anno abbiamo anche l'incognita di, di un livello di campionato che, che non conosciamo. Sì, quindi insomma bisognerà anche pesare un po', po la squadra. Ehm, quali sono le novità nel roster del Cuscaieri in, questo, in questa nuova stagione? C'è qualche ritorno, c'è qualche partenza, come insomma, eh, come ogni buon sì. mercato? Sì, allora, quest'anno è stata fatta una, una scelta, insomma, di fare una squadra quasi completamente sarda, tant'è che abbiamo solamente un, un ragazzo che viene da, che viene da Bergamo, <ride> proprio a proposito. Ehm, mi resto su tutti quanti i ragazzi sardi Sono tutti quanti i ragazzi che erano una, già nella rosa del Cus O che hanno fatto parte nel passato C'è stato per esempio il ritorno di Gabriele Cristiano Dopo la sua parentesi a, a San Ci sono sempre stati confermati due, i due fratelli Mucione Alessandro N. è rimasto anche quest'anno Dopo l'avventura dell'anno scorso Insomma una squadra abbastanza rodata, Una squadra che si conoscono tutti quanti e di nuovi c'è Simone Cabildo, che è anche lui, un, insomma, un opposto eh, oliastrino come me. Mm -hmm. <ride> e che veniva, insomma, ha fatto sempre campionato di B1 e B2, ha fatto gli ultimi quattro anni ha giocato in Serie C. E adesso quest'anno si sta anche lui rimettendo in gioco per eh, tornare a fare insomma, un campionato nazionale. Mentre vediamo i pochi secondi del, del volley, di un allenamento che avete svolto insomma nelle prime, eh, nelle prime giornate, ma sono proprio nuovi secondi, giusto per far capire un po' anche che ci si poteva allenare in quel caso molto più regolarmente eh, rispetto a, a quello che insomma è, è il, il motivo attuale, qua ecco, sono proprio immagini velocissime e, e rapide, eh, ti chiedo insomma. Eh, come vedi il futuro di questo, di questo campionato? Al, al netto di quello che ci siamo detti, insomma, pensi che si possa iniziare finalmente a gennaio? Pensi che possa essere purtroppo ehm, fermato? Eh, e, diciamo che poi programmare nell'incertezza, come hai detto anche tu, non è sicuramente una cosa positiva per chi fa sport, ma in generale per tutti. Allora, secondo me dobbiamo. Io spero che i campionati a gennaio possano, possano partire, anche perché penso che, insomma, è anche nel nostro interesse farli partire nel momento in cui si può giocare in sicurezza. Eh, perché comunque io, io stesso per primo adesso il, il, il pensiero di insomma, di prendere un aereo e andare in Lombardia non è che mi lascia proprio completamente sereno certo. e tranquillo. Quindi prima di tutto si spera che si possa ripartire in, in sicurezza, perché a parte tutte quante le, le preoccupazioni che vengono prese in palestra, tutte le sanificazioni che vengono fatte, che comunque la palestra è un posto sicuro, mm -hmm. quando si vanno a fare le trasferte bisogna pensare che bisogna prendere un aereo, bisogna rimanere comunque tante ore buttate buttati, tra virgolette, per strada, nel certo. che comunque stai pronunciando fuori, devi fare merenda fuori, devi andare nei bagni pubblici. Quindi io spero veramente che comunque a gennaio si possa ci diano la possibilità di poter riniziare, riniziare in sicurezza. E ci, ci conto, nel senso che comunque stavano, si, si stava anche parlando di varie soluzioni per cercare di insomma, di di, TV, gira anche voce che stiano pensando di riorganizzare i campionati mm -hmm. e fare dei, dei, mini gironi, insomma, regionali. C'è anche questa, questa possibilità. Sicuramente sarebbe carino avere un pochettino più di chiarezza, un pochettino più di informazioni dalla federazione nazionale per capire come muoversi. Però io sono fiducioso che se non è gennaio, magari sarà febbraio o magari sarà marzo, o comunque i campionati li devono far partire, certo. con formule che sicuramente cambieranno a seconda del periodo in cui partirà il campionato. Però io sono convinto che, che torneremo a giocare. insomma. Speriamo bene, grazie Simone, grazie mille, a presto qui a Casa Bianca. Grazie Cus. a voi. Ciao a tutti. Eh, ricordiamo che adesso insomma diamo il tempo al nostro Simon Luca in regia che ringrazio di contattare il nostro secondo ospite, ovvero Andrea Colombo noto Leo come lo chiamiamo sempre, ehm, che è il responsabile del settore OK Superato, un settore che si sta anche in questo caso diciamo aggiornando perché eh, così come abbiamo fatto anche gli altri settori hanno, provano a offrire una, diciamo, due eh, lati diversi, il primo lato eh, sportivo sul campo eh, rivolto principalmente alla prima squadra perché diciamo che le squadre nazionali possono continuare ad allenarsi e una seconda parte invece eh, legata a quelli che sono gli allenamenti eh, online soprattutto per i più piccoli, abbiamo pubblicato infatti una foto qualche eh, giorno fa in cui eh, un under si allenava e insomma per quanto riguarda gli attristatori stiamo ecco, monitorando quella che eh, è la eh, situazione dovremmo avere il nostro Leo in linea? Potremmo averlo in realtà, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo grazie Simo eh, eccolo qui, allora vediamo se riesco a Vedere io non lo vedo ancora però forse Ce l'abbiamo Allora eh, Leo mi senti Leo mi vedi Io non ti vedo ancora ma confido nel vederti In compenso ci possiamo sentire Ciao benvenuto buon pomeriggio anche a te Grazie, ciao. Ciao Andrea. Allora, io non riesco a vederti. Ora però... risolviamo, non ti preoccupare. Diamo il tempo tecnico, al nostro Simu Luca di eh, sistemare le cose e possiamo comunque iniziare questo, questa nostra intervista durante questa puntata di Casa Cuscaia e la radiolina come sempre ogni venerdì qui. Ok, allora, devi certo. forse eh, ora troviamo anche il modo per evitare che ci sia il ritorno. Eh, ci racconti un po' quella che è la situazione del settore OK Suprato? Eh, allora, eh, ho ascoltato l'intervista di, di Simone ed è una situazione simile per certi versi a quella della pallavolo è eh, una situazione di, di grandissima incertezza, eh, lo è stato fino, fino a ottobre quando eh, la federazione Bontà Sua eh, ci ha comunicato che il campionato sarebbe iniziato a marzo perché noi avevamo due... Due possibili date di avvio, una l'11 ottobre e una è il 13 marzo. Per cui noi eravamo, ci stavamo preparando per iniziare l'11 ottobre, dieci giorni prima, la federazione ha, ha ben visto di, eh, di informarci di questo. Eh, da un punto di vista, quindi, eh, quindi, chiaramente abbiamo avuto e abbiamo tantissime difficoltà in termini di programmazione. Per adesso le cose sono un pochino più chiare. Eh, andremo, andremo a fare un campionato, o saremo inseriti nel girone nord, mm -hmm. che è un girone decisamente più ostico rispetto al girone sud o al girone centro-sud. Perché ci troviamo con squadre come il Villafranca, squadre venete con forte tradizione, superba, insomma quest'anno hanno messo anche la formula dei playoff e dei play out quindi c'è anche questo questa trappola quindi, quindi adesso dovremmo, oh, dovremmo sederci a, a, a verificare laddove, dove la squadra può essere rinforzata ulteriormente eh, tenendo conto tenendo conto anche di quelle che sono le, le esigenze le esigenze di bilancio che ci hanno certo. già portato a, a fare una a, a stringere il budget rispetto allo scorso anno, tant'è che riconfermeremo i due atleti egiziani mm -hmm. Gad e Mahmoud. Non ho potuto riconfermare il terzo straniero, in questo caso Timothy Tinat. Eh, che mi auguro possa però essere disponibile come italiano e... certo. Abbiamo alcuni ritorni, uno fra tutti quello di Matteo Vaccargiu che mm -hmm. torna dall'esperienza in Erasmus: eh, tanto a livello tecnico, come in campo, che nel, nel back-court dei, eh, dei tecnici delle giovanili. È secondo me un, uno dei migliori acquisti, se non il migliore acquisto di quest'anno e, e poi, poi tornano anche prodotti de, del nostro vivaio Matteo Zedda, Danilo Cao che magari non danno una è Federico, Fadda, mm -hmm. Federico Fadda un altro ritorno importante alcuni di loro non danno una disponibilità al 100% però sono comunque ragazzi che possono essere assolutamente utili alla causa e quindi e poi conto nella crescita di alcuni dei giovani dell'Under 16, eh, alcuni dei quali sono stati in queste settimane aggregati in pianta stabile in prima squadra, insomma perché il percorso di crescita non può… Non passare dal, da uh, dalla crescita del nostro settore certo. giovanile E Senti, quello è il futuro. Proprio sulle giovanili, ehm, ci racconti come stanno procedendo gli allenamenti? Perché insomma, eh, ci sono allenamenti online si, sia per la parte maschile del settore che per la parte femminile. Perché ricordiamo che insomma il CUS ha una prima squadra maschile, ma eh, è le, il giovanile che sì. sono a seguire. E eh, la femminile invece, che se non sbaglio, è al under 16, giusto? Under 16, quattro, e, under 16 e under 14. Cioè, un poi po anche ecco. l'under 12 però il discorso dell'under 12 come anche per i ragazzini è legato molto al lavoro che facciamo nelle scuole che purtroppo quest'anno ecco. non abbiamo potuto iniziare pur avendo preso contatti con più scuole dell'anno scorso e, e chi ha lavorato con noi l'anno scorso ci ha chiesto di di riprendere il lavoro però purtroppo con la situazione che abbiamo ci troviamo penalizzati anche sotto questo profilo certo. quindi gli allenamenti che stavano andando molto bene eh, adesso sono sospesi credo siamo stati l'ultimo dei settori eh, eh, che fa insomma sport di squadra a sospendere gli allenamenti anche perché chiaramente il CUS eh, ha inteso ha inteso avere una posizione più attendista per monitorare la situazione tra un DPCM e l'altro e comunque i bambini i ragazzi stanno stanno appunto lavorando con protocolli personalizzati eh, e in questo devo ringraziare eh, per l'ennesima volta a tutti da partire da marta marco domenico oh, davide mappi insomma eh, li voglio citare tutti quanti insieme naturalmente al nostro fernando che comunque sta facendo anche un gran lavoro di um, proprio di raccordo tra tutti i tecnici. Stiamo cercando di creare una scuola di tecnici di un certo livello, in questo abbiamo Fernando che ci aiuta e quindi i ragazzi stanno continuando comunque in vari modi a, a, a stare in esercizio. Ecco. Mentre uh, io sono, auspico, dimmi. auspico dimmi. di poter riprendere al più presto gli allenamenti. Certo tanto mentre parlavi sono passate le immagini del tuo trascorso in campo quindi insomma abbiamo recuperati sì. dagli archivi <ride> dagli archivi di Casa Cus dell'anno scorso quando sei venuto qui ospite eh, in studio ah. insomma abbiamo recuperato un po' ehm, alcune immagini chiudiamo con una domanda che può essere insomma che è quella che abbiamo fatto anche a Simone eh, poco fa quindi ehm, come vedi il futuro di questo settore sia da un punto di vista sono delle mie squadre che anche da un punto di vista delle squadre insomma ehm, Giovanni insomma Cosa ci possiamo aspettare? Eh, bella domanda. Eh, allora, è un settore che secondo me ha delle potenzialità di crescita mh, notevoli. Chiaramente io sono arrivato in un, in un particolare momento, ho fatto tempo a fare qualche mese e poi arriva, è arrivata questa cosa del covid <ride> che colpisce. Eh, discipline ben più blasonate almeno in Italia dell'OC e quindi figurati per noi che, che dobbiamo sempre che abbiamo sicuramente un numero di praticanti molto inferiori quindi la preoccupazione in questo momento è quella di eh, mantenere di non perdere neanche un, un ragazzino io dico questo eh, a regime quando si quando le, la situazione sarà normalizzata è necessario, questo te lo dissi anche certo. a febbraio: che facciamo tutti un uh, salto di qualità, cioè quest'anno, paradossalmente, adesso mi sto rendendo conto, più di, più di, un, anno, più di un anno fa, più dell'anno scorso, di quelle che sono le, le vere problematiche del settore. E, e cosa dobbiamo fare per crescere? E per crescere e questo, oh, è necessario oh, che ci sia un'unità di intenti mm -hmm. e che vengano messi da parte certi particolarismi, perché certe volte tendiamo un po', ma questo lo facciamo un po' tutti, no? a ragionare guardando il nostro orticello, senza, senza invece guardare, guard senza uh, ampliare eh, lo il sguardo eh, cioè certo. la visione. Allora dico, io non ti nego che quest'anno oh, per me sta, è molto faticoso, è molto faticoso, è legato anche a tutte le vicende relative al rinnovo del, uh, alle elezioni del Consiglio federale mm -hmm. che non mi hanno permesso di staccare la spina nemmeno certo. un attimo d'estate e che tra l'altro sai che... Eh, lo che sì, c'è è una fase di stallo, certo, a, ce di di stallo. 30 novembre ci saranno le elezioni. Quindi, quindi devo tenere duro, dobbiamo tenere duro, sarà un anno di grandi sacrifici, un anno in cui dobbiamo fare di tutto per mantenere la categoria uh -huh. e non è giusto neppure investire oltre in questo momento perché se non cresce la base certo. noi non possiamo pensare a un salto di categoria, Aspetta. dobbiamo quindi rinforzare le fondamenta, però insomma… Speriamo bene. Quest'anno teniamo duro, poi dall'anno prossimo spero veramente di poter, uh, poter esplorare, no? di fare il salto di qualità. Esatto, esatto. speriamo anche che insomma, le condizioni sanitarie lo permettano, perché poi alla fine è, è questo quello che, che conta davvero. Leo, grazie mille. Andrea Columud, responsabile eh, di Gente Responsabile. Ok, superato. Grazie, insomma, ci sentiremo poi nelle prossime settimane per avere qualche altro aggiornamento. Grazie, Leo. Perfetto, un abbraccio, ciao Ari. Ciao, grazie. Allora, eh, mentre ci prepariamo al terzo collegamento a Skype di questa puntata, ovvero Daniela Lai, che ha un corso che si chiama COS e ci, spie facciamo, ci faremo spiegare da lei di che si tratta, eh, io vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti sportivi per questo eh, fine settimana sono tutti al femminile perché in realtà eh, insomma i due campionati che sono in questo momento eh, attivi e presenti e in campo sono quelli eh, femminili quindi eh, entrambi gli appuntamenti saranno di domenica eh, alle ore 14 la squadra eh, di Futsal eh, della A2 nazionale giocherà eh, contro la Mediterranea calcio 5 squadra cagliaritana quindi è un derby eh, per la squadra di Fabrizio Boi che insomma eh, con il quale parleremo poi eh, che leggermente nelle prossime ore sul nostro sito Il commento pre-partita E poi invece alle 19.30 La sfida eh, sul campo delle siciliane Dell'Alma Basket Patti ehm, Per la nostra squadra di B eh, di, A2 maschile, di A2 femminile di basket Che scusa eh, Che insomma ha vinto a Umbertide eh, Una gara eh, importante Anche per ritrovare un po' di fiducia Che poteva essere persa Ecco dopo la eh, sconfitta eh, Dopo l'unica vittoria nel derby eh, contro la Virtus. Se il nostro Simo Luca mi dà un segno eh, sulla possibilità di avere la nostra Daniela eh, in diretta, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo su Skype. In questo momento dal telefono. Va bene. Eh, quindi vi ricordiamo, ecco qua. Perfetto, che okay. ci stiamo coordinando il video, vi ricordiamo quella che state guardando è Casa cuscaieri a Radiolina, sempre sulle pagine Facebook di Radiolina e del Cuscageri che è il mondo, le Cuscaglieri è sui social, sulla pagina Cuscaglieri Official, eh, sia su Facebook che su Instagram, e poi sul nostro sito Cuscaglieri.it, che insomma, nelle prossime settimane avrà eh, notevoli modifiche. Eh, speriamo, vi ricordiamo tra l'altro che Casa Casacus è insomma, eh, pronta e aperta a ospitare le tante sole di sport che arrivano dal mondo universitario, l'abbiamo fatto con i professori lo Faremo anche con gli studenti e lo faremo anche magari andando a vedere gli altri CUS, cioè quello che è il mondo del centro universitario sportivo italiano, eh, con le tante realtà che insomma hanno anche dei programmi simili al nostro. Per cui insomma andiamo a eh, conoscerli e a comprenderli meglio. Eh, ricordiamo che stiamo per collegarci con Daniela Lai, che è una delle, eh, dei, dei tecnici che segue un corso del CUS Cagliari. I corsi non si sono fermati perché sono tutti quanti, insomma, realizzati secondo quelle che sono le. Discipline e le normative adatte eh, a questa eh, emergenza. Io vedo la nostra eh, Daniela collegata da casa sua, anche perché in questo caso insomma, Skype ci aiuta anche un po' a entrare nelle case eh, dei nostri eh, tecnici e dirigenti. Ora abbiamo un momento di stacco. Daniela, ci senti? ti sento Andrea, eccoci, io ti sento benissimo cara Daniela, benvenuta a Casa Cus, anche a te insomma con te chiudiamo questa eh, ottava puntata di Casa Cus, raccontaci un po' il tuo corso. Allora, ciao, grazie di avermi invitato intanto, eh, il mio corso è un corso mattutino, nel senso che lo facciamo alle 8 del mattino, il lunedì, mercoledì e il venerdì, e il, il gruppo è formato principalmente da signore over 60, quindi... È un, un gruppo uh, principalmente indicato perché ha uh, qualche anno in più. Eh, ok, I, cosa si fa in questo, in questo corso? Diamo un po' di indicazioni anche perché magari le persone vogliono, insomma, hanno un, una, una mamma, una zia, una sorella che, ne so, che vogliono provare a fare un po' di attività fisica all'aperto in una struttura come quella del CUS. Che si fa? Eh, principalmente ginnastica, Andre. Eh, sai le, le nonne, le zie che eh, dicevano vorrei fare proprio un bel corso di ginnastica? Ecco, facciamo quello, più tante camminate. Ovviamente faccio esercizi generali con eh, camminate abbastanza lunghe in maniera tale proprio da far lavorare il, il loro cuore, insomma. Senti, quali sono gli effetti benefici nelle, nelle signore? Perché, insomma, fare attività sportiva all'aperto eh, ha sicuramente delle cose positive anche nella loro vita di tutti i giorni, dall'aspetto eh, fisico, insomma, e anche, diciamo, cardiaco, cioè, nel senso che, insomma, il cuore è sempre in allenamento, ha ah, magari una forma fisica migliore. Guarda, eh, non è solo forma fisica, di questi tempi con, con il Covid e con tutte le limitazioni, soprattutto per le persone un po' più anziane, è proprio un momento di svago, eh, un momento in cui possono uscire di casa in sicurezza e possono stare insieme ad altri coetanei e fare del movimento in modo tale da staccare un attimo da questa situazione abbastanza eh, impegnativa per loro, perché hanno paura di uscire, ma eh, lì si sentono al sicuro e vengono con eh, con la certezza che si farà attività in sicurezza e all'aperto. E sono insomma, questi gli aspetti più diciamo, fondamentali in questo corso, tra l'altro eh, insomma, lo ricordiamo, lunedì, mercoledì e venerdì dedicato al eh, signore Over 60 dalle 8 del mattino, presto presto, Kizzy Gizzy come dicono quelli bravi, e quindi insomma, chizzi, si, chizzi. Può, chizzi, chizzi, insomma, può, si può eh, proseguire la nostra vita normale, c'è tanto parcheggio a Cus, per cui insomma, non vi preoccupate, c'è sempre la possibilità anche di stare tranquilli anche da quel punto, da quel punto di vista. Ehm, tu Dani hai, hai fatto qualche gara insomma, in, questo, in questo periodo tra Fulgoglio, agosto e settembre. Se non sbaglio, ehm, per cui insomma, ti chiedo un po' come sono state queste gare ai tempi del COVID, come dicono quelli bravi. Eh, guarda, sono state molto strane, eh, nel senso che eh, erano gare chiuse al pubblico, quindi eh, con, uh, con poche persone a vederle. Ci siamo messe in gioco dopo aver fatto una preparazione che eh, non era quella che avremmo voluto, eh, però sono, sono andate bene. Il mio malgrado ho dovuto rinunciare ai campionati assoluti perché eh, con la situazione Covid che certo. stava peggiorando non mi sono sentita di andare, però. Diciamo che sono andate bene, insomma, sono riuscita ad, ad avere un titolo sardo uh, nelle, nel triplo e lungo, che è la mia venerandetta non, mm. non è male. Dai. E il titolo numero? <ride> eh, N. N. Non lo so, è <ride> <ride> il numero N, non lo so. <ride> Va bene, Daniela, grazie mille per questo collegamento con te. Ricordiamo il corso: è, si chiama COS, giusto? È, sì, è lunedì, mercoledì. Sportivo. No, no, scusami. Centro corso? obesità sportivo Beh. era nato uh, per come finalità uh, indirizzato principalmente a persone in sovrappeso e obese, poi si è, eh, si è evoluto in, una, in un corso generale. Ecco. E quindi, insomma, una opportunità per tante persone di eh, insomma provare a mettersi alla prova anche, in un certo senso, poi tenere la forma fisica. Questo è, è l'aspetto migliore. E poi, in tempi in cui eh, muoversi diventa complicato, ecco, fare una di attività fisica la mattina in un centro in cui importante, grazie Daniela. Grazie mille. Grazie, ciao. Chiudiamo questa puntata mostrandovi l'ultimo video di oggi, caro Simon Luca, e il video ci ricorda che lunedì, eh, il lunedì che, che arriva, dovrebbe essere credo il 16 di novembre eh, alle ore 15. Vai pure, ma mandalo poi in onda, così lo, lo, vediamo, lo vediamo tutti da dove arriva. Queste sono le immagini di Siamo Sportivi perché torna il programma con Nicola Pisu e parte proprio dal Cuscaglieri, parte proprio dalla eh, sezione di atletica leggera, dal settore atletica leggera eh, ai tempi del Covid. L'abbiamo già letto, insomma, è stato un po' un modo per ripartire anche per il nostro ehm, collega Nicola che eh, salutiamo, sì, lunedì 16 novembre giusto Google mi dice che il 16 è lunedì e quindi possiamo sicuramente saremo in quella data eh, io vi ricordo che, come abbiamo già detto il Cuscaglieri è sui social, Cuscaglieri official eh, sia sulla pagina Facebook che sulla pagina Instagram, il sito cuscaglieri.it, due appuntamenti sportivi per questo fine settimana, il futsal femminile impegnato nel derby contro la Militarella Calcio A5 mentre il basket in trasferta contro ehm, la Patti, la squadra di Messina. Io ringrazio Simon Luca in regia, grazie Simon Luca per questa eh, mezz'ora insieme a noi un saluto da parte di Andrea Matta, Casa Custor tra sette giorni.